Sì. Ma se poi arriva, ragazzi, a ridosso dell'inizio della prossima stagione di Serie A e ci stanno squadre che ancora non hanno ufficializzato le maglie, non commentiamo. Posso perché... capire le terze, no, no, ma le seconde, ci le sarebbero... seconde maglie, le prime maglie, ragazzi miei. Solo parolacce, no, bestemmie. Sorvoliamo che è meglio. Non voglio fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso con Empoli e via dicendo. Quindi, ciao, ciao ragazzi, e ben ritrovati a tutti. Stiamo per reagire alle maglie away della... per quelle che ci stanno. Qualcuna non ci sta, ma mi sono rotto le scatole. Della Serie A 2024-2025, ma ve lo diciamo immediatamente: o 5.000 mi piace su questo video, o l'obiettivo iscritti che vi ho messo all'inizio di questo contenuto. Se raggiungiamo una di queste due cose entro l'orario prestabilito, domani vi portiamo la reaction anche alle terze divise della Serie A 2024-2025. Mi raccomando, lascia un like, non vi costa niente. Seguirci e attivare le notifiche cliccando sulla campanella è una cosa che va anche a vostro vantaggio. Quando pubblichiamo qualcosa, notifica sul cellulare, restate sempre aggiornati, non vi perdete più niente. Ci abbiamo due canali di calcio e un canale extra calcio in descrizione, o come sempre compariranno qui durante il video. Sei pronto? Prontissimo. Ma tu hai spulciato già qualcosa? Niente, assolutamente. Non conosci nessuna seconda divisa? Io qualcosina ho visto. Se mi è capitata di vederla, magari sì, però non è che me ne sono andata a vedere una per una. Quindi diciamo che nel 90% non le conosco. Non le sai. Bene. 3, 2, 1. Tiè! Cominciamo in ordine alfabetico, come sempre dall'Atalanta. Sì. Allora, io ti devo dire la verità. A impatto mi sembra molto meglio rispetto alla prima divisa. Il lete messo sul bianco è meno, molto meno fastidioso. Più amalgamato. Più omogeneo, sicuramente sì. Sono d'accordissimo. Ok, e che voto daresti tu ad una divisa del genere? Nel sempre classicissima. Esatto, rimane una divisa abbastanza classica, però non è quel classico fastidioso, perché il collo è abbastanza lavorato, i ricami intorno alla manica. Secondo me un 7 lo merita, senza spingermi troppo oltre. Io 7 e mezzo. Tu 7 e mezzo. 7 e mezzo, questa... Ma no, io do proprio 8, ti dico la verità. Io do proprio 8. Dai proprio 8? Mi piace, 8. Mi piace per il contrasto, bene, mi piace per quello che vedo. Cioè, nella sua semplicità, come ho detto tante altre volte, per altre divise, cioè, anzi, ti arrivo a dire che quel lete messo là così sul bianco ci sta pure, sta bene. Riempie la maglia, gli dà una dimensione. Secondo me. Mi stai quasi a convincere, 7 e mezzo. Aumento di mezzo voto. Non te devi però. No, ma mi è piaciuta la tua argomentazione. Ok, sono molto molto convincente. Questa è la divisa away del Bologna per la stagione 2024-2025. C'hai una faccia un po' particolare, non ti vedo molto convinto. No, la sto guardando bene. Okay. Devo dire, inizialmente ho detto, vabbè, la solita divisa, niente di che, bianca con la banda blu e rossa. Però guardandola bene adesso, devo dire, mi sembra molto omogenea. Lo sponsor, ad esempio, riprende il bianco del resto della maglietta, quindi... A livello visivo è bella da vedere, anche se molto classica, mi piace. A me invece sai perché non mi convince? Mm. Se fosse stata banda rossa e blu sopra e lo sponsor saputo magari messo scritto in rosso o come ha fatto l'Atalanta praticamente, mi stai dicendo? Sarebbe stata perfetta, così io abbasso la valutazione. Seppur non è una brutta divisa, no, lo ammetto, no, invece... è carina. Io gli do 7 e mezzo. No, io pure gli do 7 e mezzo, ma perché nel complesso è una maglia molto bella come quella dell'Atalanta, cioè quindi sono di pari livello. Però hai dato 8? No, 7 e mezzo. No, tu hai dato sempre 7 e mezzo. Sempre 7 e okay, mezzo. Ok, no, io gli ho dato perché per me è una dimensione leggermente superiore. Visto che non l'avevamo fatta vedere, perché non era uscita, se sono ricordati di farla uscire, io una valutazione rapida la darei anche alla maglia home del Cagliari. Sì. Una maglia classica come quelle praticamente tutti gli anni. A sto giro c'è una divisione abbastanza netta con un filo dorato che divide il rosso dal blu. Lo stemma è sempre quello. Che devo dire mi piace però, c'è questa divisione centrale dorata sulla maglietta. Gli sponsor devo dire molto meglio dell'anno scorso, se non mi ricordo male, che erano... Sì. No, erano pure colorati, quindi andavano... Ma mi sa nella maglia away erano nella colorati. Maglia away forse erano colorati, ok. Però comunque questa a me de maglia mi piace, io do 7 e mezzo. Io pure un 7 e mezzo mi sento di darglielo, più che altro per sto divisorio argentato che sì, riprende anche molto. Un po' il resto delle stampe. Te devo dire la verità, non è malaccio, pure il colletto come è concepito, sì, i sì. Bordi, è una signora maglia. Molto bella. È che dati è, questa è la...
Che è sta faccia? Questa è la maglia away del Cagliari. Ti dico la verità, per quanto poi i rilievi, i disegni di sottofondo, sto dorato che la fa da padrone sul bianco, ma secondo me ci manca quel qualcosa. Forse lo stemma del Cagliari lo dovevano lasciare dei veri e propri colori per dare un po' più di dimensione. Ma guarda, l'idea non la identifico come la maglia del Cagliari guardandola distrattamente. Ok, su questo sono d'accordo, però secondo me l'idea di osare un po' e mettere più dorato ci può stare. Il problema rimangono sempre quelle papagne messe là in mezzo con dei colori che non ci azzeccano niente con il resto della maglietta. Sì, Mobi e vabbè, Sardegna scritto e colorato in quel modo, vabbè, mi fa parte della... 6. 6? Sufficienza streaming sita. Guarda, io 6,5 glielo do. Voglio premiare comunque il tentativo di fare un qualcosa alla fine, dai, di un po' più... Si vede che manca qualcosa però, dai. Un po' di sostanza ci manca. Che poi ti dico, il colletto è pure caruccio fatto in quello. No, il colletto diciamo che è pure forse... i rilievi non so malaccio. No, però se poteva spingere, identificarla un po' di più col Cagliari e con i colori. Ecco, seconda divisa del Como, che praticamente è uguale alla hanno prima. Hanno ribaltato i colori esattamente. Io onestamente mi piace tantissimo. C'è chi l'ha criticata tantissimo, dice: ma che è sta roba? I barre del wifi, del cellulare, del 4G, Alinea. Del 5G. A me piace. Cioè, la maglia è semplice, però stampecionata, messa sotto, a me mi dà dimensione alla maglia. Guarda, mi piace, ma non mi fa impazzire. Preferisco molto di più quelle d'Atalanta e Bologna. Gli do 7. Ah. Sì, non... Boh. No, io te la metto invece al pari dell'Atalanta, gli do 8. Per me è una maglia, una bella maglia. No, su questa non mi convinci. Vabbè, io so più rispetto a te, a me le pecionate. Cafone, sì. Le cafonate, sì, mi piacciono, sì. Quindi va bene così. Caro buon Fabio, nel 2024, quasi 2025, bentornato nel 1980. Vedo vedere una maglietta del genere io? No, ma rispetto a quello che la Fiorentina ha sempre fatto in passato. Cioè, ti ricordi la seconda, la terza maglia dell'anno scorso, dell'anno prima? Delle opere d'arte erano state fatte. Quest'anno non c'è stato maglia il minimo bianca, di impegno e di applicazione. Non c'è niente. Niente, ci sta manco il viola. Bianca e rossa. Mediacom. K, stemma del giglio della Fiorentina. Stop. 5. Io penso che non ho mai dato un'insufficienza a una maglietta. È insufficientissima. Io non vedo manco rilievi. Io gli do 5,5. Non c'è nulla. Io non penso di aver mai dato. Cioè, una maglietta bianca con lo sponsor, ragazzi, tecnico dalla Fiorentina, lo stemma della squadra e lo sponsor. Che cosa, no, sono d'accordo, dai, con te. Dai. Mamma mia. Che spettacolo. Io te lo preannuncio così, esordisco in questo modo. Il Verona quest'anno tra prima e seconda. Ma pure l'anno scorso. Ha fondato il colpo. Pure la l'anno grande. Scorso. Pure l'anno scorso. A me questa è una divisa che piace tantissimo. Anche a me. Guarda il motivo della manica. Della manica. Guarda la divisa, che non è tutta solo bianca, se la guardi attentamente in rilievo qualche sgommatina come piace a me c'è. Sì. Guarda il colletto, guarda come è spezzato il lavoro sulle spalle, guarda, rispetto al resto della divisa. È l'unica cosa che non mi fa e invece, impazzire, secondo me c'è la dimensione. Poteva essere lavorato un pochino meglio sta parte qua, c'è sto stacco bianco che poi va così che non capisco. Questa per me è da 8,5. Per me è da 8. È la maglia più bella che ho visto finora. Pure per me. Ci siamo, perfetto. E niente, credo che ufficialmente siamo tornati agli anni 80. Però aspetta. È un qualcosa di voluto. No, è meglio rispetto a quello della Fiorentina, cioè, sicuramente. Perlomeno questa, il colletto, la manica, c'hanno un minimo di senso. C'hanno un minimo di lavorazione. No, c'hanno un minimo di... Esatto, di studio, cioè, di pensiero. Ovviamente non è che ci si sono sprecciati così tanto. È particolare anche. Vedi pure sulla spalletta c'è sta una sgommatina de blu. No, ma c'è sta pure il rilievo su tutta la maglia bianca. Dai. È interessante il fatto che l'azzurro sembra un po' sbiadito. Più chiaro, infatti, esatto. Questa cosa che mi cattura. Quella dimensione l'occhio. Vintage. Esatto, questa cosa della mi piace divisa molto. Che sì? Fa molto anni 80, ribadisco. Questo no? Mi piace molto. Di non cosa. È malaccio come idea. No, poi te posso dire la verità, lo abbiamo fatto negli anni con la divisa del Milan, quando là in mezzo ci stai con la maglia del Napoli, quando là in mezzo ci stai il tricolore, la maglia assume la valutazione diversa. Sale a prescindere, pure se dovesse fa schifo, è inutile. Cioè, te dà proprio quella
quel senso de potere, di grandezza. È incredibile. Già ho segnato il voto io, per me è 8. È 8 pure per me, sono d'accordo. Alla pari di quella del Verona. Assolutamente d'accordo, anzi no, c'hai ragione. Gli do 8 e mezzo. Tu la metti alla pari pure. Sì, sì, se ho dato al Verona quel voto, gli devo dare assolutamente la stessa identica dimensione. Questa, guarda, non l'avevi ancora mai vista? No. È stata una maglietta tanto criticata, ma veramente tanto criticata. Tu considera che poi ci andrà anche lo sponsor, che ancora ad oggi su questa divisa non vediamo. Che non so se andrà non a so finire neanche di peggiorare la situazione, sinceramente. È una maglietta multicolor con una preponderanza di giallo barra bianco e una sgommatina di rosa. Le seconde divise della Juventus dividono sempre. Sì, ma io penso che questa è una divisa che o te fa impazzire in positivo o te fa schifo in negativo. Non credo ci siano le vie di mezzo. Posso permettermi di dire, senza che si offenda nessuno, che se a qualcuno gli piace sta maglia, forse un esamino di coscienza gli va fatto? No, perché i pareri personali sono... So pareri personali. Perché se no a me ne dovresti criticare. Sto lanciando la provocazione, ovviamente. Tutte le divise che a me piacciono me le dovresti criticare perché a te non piacciono. Possiamo nella maggior parte dei casi. Possiamo perlomeno dire che non è una maglia da Juventus? Non mi piace neanche a me però questa, te dico, cioè, la verità. Devo essere sincero, dalla Juventus mi aspetto qualcosa... Non mi fa impazzire. Cioè si può osare, possono anche permetterselo, ma questo non è osare, questa è veramente una pecionata. Giallo, rosa e poi lo stemma della Juventus e lo sponsor tecnico blu. C'è anche, se tu guardi bene, no? C'è quella sensazione di striscia, di strisciata, no? Classica maglia, perché se tu guardi ci stanno le strisce, è un po' più sporcate, però te dà quella percezione. Non mi fa impazzire. Io do 6 a questa divisa. 5 e mezzo. Io la sufficienza mi sento di dargliela. E glielo do perché comunque è una pecionata come dovrebbe piacere a me. È un po' troppo. Però non mi convince. Manca a me. E ti ribadisco ancora una volta, bentornato negli anni 80. Anche in questo caso, maglia gialla, semplicissima. C'è scritto Lazio, Lazio anche all'opposto per farlo leggere ai calciatori mentre giocano. Lo stesso motivo della maglia home. A me non fa impazzire neanche questa, te dico la verità. A me invece non dispiace. Meglio della Juventus, sì, eh? Sì, sicuramente meglio della Juventus. Non è una maglia che per la guardo e dico più... oh mamma mia che spettacolo. Però non, manco la guardo e dico oh mazza di schifo. Cioè, secondo me è una maglietta che un 7 se lo merita, se lo porta tranquilla a casa zitta zitta. Io pure. È una bella maglia, dai. Guarda il colletto. No, guarda, blu, io... Le maniche. Sì, le maniche. No, 7. C'hai ragione. E poi comunque quel motivo 7. Che sulla maglia home a me non piace per niente, quindi Lazio scritto alla rovescia, eccetera, qua è molto meno evidente. Quindi va un po' a camuffare tutta la questione. C'è il rilievo, ma non è troppo evidente. Che si vede quando sudano i calciatori. A me il voto non si alza tanto per i rilievi, che non mi fanno impazzire visti fatti in questo modo, su questa maglietta perlomeno, forse li gradisco di più sull'altra, paradossalmente parlando, però mi piace come è stato lavorato il colletto e come sono state lavorate le maniche. L'idea è quella del giallo, preponderante, con un blu scuro, e ce può sta. Ce può sta. E adesso ci troviamo di fronte la seconda divisa del Lecce di questa stagione. Voglio sapere che cosa ne pensi, fammi una dinamica molto molto rapida. Guarda le sgommate perché c'è una sorta di onda, non onda d'urto. La maglia del Lecce non cambia mai. A guarda. Me però piace. Anche piace, a me piace, ti dico bella la verità. Bella bianca con queste strisciate dei colori del Lecce che si amalgamano anche col blu che poi la fa da padrone all'interno di tutta la divisa. Guarda, darei bello pure lo stemma come è stato fatto. Darei un 6 e mezzo, guadagna mezzo punto proprio per lo stemma. Lo stemma fatto in questo modo piace, è spettacolare. A me piace sotto l'ascella, sul fianco e la parte alta. No, non... Per meglio da dimensione io gli do 7 e mezzo a questa divisa. No, io confermo il 7. È una bella divisa, a me invece piace particolarmente. Semplice ma... impegnativa allo stesso tempo. Siamo arrivati alla divisa away del Milan. Ti piace? Ma ti devo dire che non mi dispiace affatto. Ti devo dire che così brutta la situa non è. Scherzi a parte, è una maglietta che semplicissima, ovviamente la guardiamo così, non c'ha niente di particolare. Però c'è sempre quel richiamo agli anni 80, forse la stilizzazione anche del logo del Milan monocolore. Infatti, il logo del che Milan è, la cosa è più fatto figa. In bianco e nero a contrasto, è bellissimo e mi ricorda molto, è simile alla maglietta dell'Inter, se così vogliamo dire, sempre away, cioè mi ricorda lo stesso motivo. Se avessero sbiadito un po' il rosso... Io gli avrei dato lo stesso voto di quella dell'Inter. Così
Per quanto non è brutta, eh? È semplice, ma non se è. Se non mi dicevi sta cosa, gli avrei dato lo stesso voto, gli avrei dato 8. Mo per sta cosa gli do 7,5. Cioè, praticamente i voti devi guarda sguardare. Guarda che cosa. Mi hai fatto votare sta cosa perché all'Inter, effettivamente, quel blu sbiadito mi ha catturato molto l'occhio. Mo sta cosa che mi hai fatto notare, se fosse stato lo stesso rosso sbiadito. Secondo me sì. 7,5. Io a quella dell'Inter ho dato 8,5, a questa 8, però glielo voglio dare. Molto bello. Ti dico la verità. Semplicissima, regà. Poi bella. Ovviamente sono gusti personali, certo. Ci mancherebbe, Se sono decisi. Prima divisa del Monza, mi sa che insieme le hanno sparacchiate. Prima e seconda divisa del Monza. Quindi giudichiamo questa, visto che non l'abbiamo fatto nel contenuto precedente. Non mi ricordo che cambia rispetto all'anno scorso, sinceramente. Beh, il coso del lotto fatto così tutto intorno. Ok. Poi per il resto è stessa divisa. 6,5. Guarda, io... Dai, su. Non mi sembra. Ma guarda, no, il richiamo al passato io 7 glielo do. Questo richiamo al passato, perché ma tutte le magliette, cioè, se sono messi d'accordo, mi dà quell'impressione, no? Un richiamo storico, dici? Sì, sì, a qualche altra maglietta del passato. Non è malaccio. Poi per il resto la classica maglietta del Monza ci mancherebbe. Non c'è un rilievo, però, non c'è granché. Però dai. E ovviamente questa è la variante, zio. È la stessa identica maglietta, solo che hanno invertito i colori, il rosso col bianco. Che cambia mi piace niente. Di più. Pure a me mi piace di più. Mi piace di più, gli do 7, gli do mezzo punto. E io gli do 7,5, infatti, la penso come te. C'è lo sponsor messo con sto blu che spezza un po'. Come tutti gli anni, del resto. Che sì, mi cattura l'occhio un po' di più. No, ma non è tanto quello. A parte me, da lontano potrebbe sembrare la maglia del Bari. Ma no, del Piacenza? Ma anche, sì, qualcosa del e genere. A me è quello che mi ha fatto pensare, la maglia più del Piacenza Più del Bari del passato. Non ricordo anche lo sponsor del Bari dell'epoca, no, perfetto, ne parlo dell'epoca di Cassano, Però dai, non è malaccio. Ci sta, bella maglia. Una cosa che in tanti ci hanno fatto notare è che noi siamo due pirla e ormai abbiamo perso completamente di mira, è sì, che la seconda maglia del Parma solitamente è fatta giallo-blu e non la prima. No, negli anni passati, negli anni 90 era la da, prima questa. Negli ultimi anni però no. Vabbè, ho negli capito. Ultimi anni questa è diventata la seconda maglia e questa è la divisa del Parma della prossima stagione. Sicuramente più bella della maglia home. Io gli do 8,5 a sta divisa. Guarda, gli voglio dare 8, quindi la metto alla pari di tutte quelle che ho visto finora, le più belle, quindi Verona e Inter. Mi sarebbe piaciuta di più se le bande invece che orizzontali fossero state verticali, perché avrebbero ripreso meglio lo stemma, perché lo stemma ce l'ha verticali, ma hanno deciso di farle orizzontali, sinceramente è una bella scelta comunque, però perde. Immaginarla diversamente me l'avrebbe fatta rende ancora di più. Più che quello, secondo me, sarebbe stato un voto elevatissimo. No, c'hai ragione te, in verticale sarebbe stato un voto altissimo. Ma se ste bande blu scure sembrerebbero, non credo sia nero. No, sono blu scure. Fossero state un po' più ridotte. Sì, non troppo evidenti. Il voto si sarebbe comunque alzato a prescindere. Anche questo è vero. Però sì, è veramente una bella divisa. Nel complesso, vabbè, l'accostamento dei colori, bellissima. La storia del Parma, dai, ragazzi, parlano da sé. Bellissima comunque. E io voglio sapere che ne pensi. Ma l'avevi mai vista? Sì, l'avevo vista. Della seconda divisa della Roma di questa stagione. Allora, diciamo che sta schizzata d'arancione. Color pesca, scolorito. Dell'Inter. Dell'Inter hai detto che il blu scolorito. No, però aspetta, il blu scolorito era ridotto a alcune zone, colletto e bordo manica. Ok. Questo è una sorta di pitturata, se così è vogliamo un po' dire. Un po' di frutta, posso dire. E succedere. Ok, non mi fa impazzire, però il rosso bello acceso dello stemma, dello sponsor tecnico e rosso dello sponsor pompeiano centrale mi fanno accapponare veramente i peli pubblici. Nel complesso la metto alla pari delle altre. È una maglia da 8, non è la più bella per distacco, ma è comunque una bella maglia. Allora, guarda. 8, l'ho detto. C'hai presente quando ascolti una canzone la prima volta e dici: meh, ma che sto schifo? La riascolti? C'hai presente che la riascolti una, due, tre, e poi la ami? Volte. E poi diventa il tuo tormentone, ma diventa una canzone che adori? Sì, sì. Io ci ho avuto sta sensazione. Io chiedo scusa se lì, mi pare che avevo fatto uno shorts, lì per lì non mi piaceva per niente. Poi, vedendola addosso ai calciatori nelle amichevoli, riguardando attentamente come hanno fatto
il logo, sì, e l'amalgama generale, per quanto ribadisco sta schizzata non mi fa impazzire. Sto riguarda forse... bene il logo è spettacolare, io 8.5. E io alla fine, ragazzi, fino a qualche giorno fa per me questa era una divisa da 6.5. Io gli do 8.5. Cioè, sono state le strategie di marketing della Roma capace a primo impatto di farla schifà a chiunque. E invece poi valla a guardare. Zitto, zitto, non lo so perché mi sta a succedere. Prendetemi per matto, tanto siete abituati a me. Siamo a lui a piace per matti. Un po' traviati dall'essere tifosi, dal eccetera. Boh, quello non sì. Lo so io. Se nel frattempo sarà arrivato Dovbyk, l'ho visto addosso a lui con l'11 sì. dietro. Non lo so quello che vedrò. Però di. Dai. Però ragazzi, vabbè. Io ho cambiato idea e penso che una persona, sintomo di intelligenza di una persona, sia anche non rimanere fisso. No, ancorato su dei concetti. Cioè, no, si può cambiare idea. Nella vita si cambia idea. Ma come? E io ho cambiato idea, forse per colpa del tifo, 8.5. Bella media. Qui siamo di fronte all'esempio più lampante di semplicità, eleganza e spettacolo, secondo me. 9. Mi diciamo. Hai fregato il voto. Ragazzi, è una maglia se non c'è niente. Non c'è niente, ma... Cioè, qualcuno dirà, no? Se avete visto le prediction de Premier... sì, le prediction. La reazione alle divise de Premier League per Tottenham, sempre uguale. No, quella del Napoli non è sempre uguale. Però sì, effettivamente è una divisa semplice, non c'è niente. Se bianca... guardare, maglietta bianca con colletto, con una bordatina nera. Però, con guarda... lo stemma stilizzato nuovo del Napoli. Bellissimo. Armani e MSC Crociere. Ma tu guarda però... La manica, il bordo manica che va a proseguire sotto l'ascella e lungo il corpo con un colore bellissimo, sto blu intenso che riprende benissimo che pure può sullo sembrare sponsor. Più nero in realtà dalla foto, poi non lo so se... vabbè, non credo sia nero. Blu scuro o è nero, blu scurissimo, so. Meravigliosa sta maglia. La più bella per distacco che ho visto finora. Questo è riprova del fatto che se può fare una maglietta senza troppe idee, senza troppe piglia, butti là una bozza... Gli estremi opposti. Non è detto che bisogna per forza ragionarci tanto per creare un'opera d'arte. Napoli e Fiorentina, gli estremi opposti. Bravo, se perlomeno esatto. Qua ci si sono impegnati un minimo, la Fiorentina tutta con bianca... Con due cazzatine. Niente. Questa è da noi. L'hai resa un capolavoro. Sono d'accordo. A questa non avevamo reagito. Eccola qua. Quindi siamo costretti a farlo come abbiamo fatto anche per le altre divise. Questa è la divisa del Torino perché avevamo reagito a quelle del pre-season. Esatto. A me sembra veramente una bellissima divisa. Guarda la dimensione, guarda il contrasto, guarda i rilievi. Ma poi per il resto è identica. Sto rilievo c'ha sto motivo molto particolare. Devo essere sincero. È classica nel complesso perché bene o male è sempre composta allo stesso d'accordo, modo. Però ci stanno vari tipi di granata. Varie tonalità. Mi risalta molto molto bene. 8? Io sì, 8. No, 8.5 no. No, no. Sto guardando i voti con data alle altre, ma 8 ci sta assolutamente. 8 ci tutto. Sta. E manco a farlo apposta le nostre bestemmie per la mancanza di alcune divise away esatto. Sono state accolte dal Torino che mentre stavamo registrando ti tira e ufficializza fuori la maglia away per la prossima stagione che mi fa... impazzire. Bellissima. Bellissima. Ma che è quello stemma? Era lo stemma dei Transformers. Guarda, non lo so che stemma è, però leggevo che è, anzi forse è scritto pure lì sotto, un tributo alla vittoria della Coppa Italia 1993, ultimo trofeo vinto dai Granata. Devo dire una bellissima idea. Molto, il molto colletto bella. Anche in questo caso stile 1492, manco sì. Anni 80. Però ragazzi, è una bella maglia. Una maglia che sembra tanto. Del passato, ma in salsa futura. Sì. Mi anche piace. Il bordo sotto, no? Ai lati, diciamo, come richiama quel granata prepotente, il colletto così ben suddiviso, sembra una maglietta veramente studiata, ben studiata e ben riuscita. E io do da 8.5. No, 8.5. Io 8. No, 8.5. Non esiste. 8.5. È molto bella comunque. Spettacolo. E per la serie ma anche fuori casa, tu sei Friuli Venezia Giulia? Assolutamente sì. Loro sono sempre Friuli Venezia Giulia. Io sono Friuli Venezia Giulia, non. Non sono del Friuli Venezia. Il del si elimina, ragazzi, qua si parla per accezioni. Allora, tu capisci bene che questa sicuramente
È una divisa un po' più amalgamata in realtà. Rispetto alla home, sì. Mi piace molto di più. Che ne pensi? È una maglia che nonostante c'ha sto giallo, però se vai a vedere i richiami che ci sono sul bordo, un po' lavorata pure sul colletto, la scollo mezzo a V coperto con altro colore, è una maglia che mi piace. Sto pure dorato non è... Che richiama pure lo stemma, perché c'è anche del dorato sullo stemma non del milanese. Questa a me piace in particolar modo. Io quasi... Io 8. Io pure. Io do 8. Più di 8 no. No. Di 8, no. Però 8 però assolutamente è una maglia che mi piace, cattura molto merita. L'attenzione. Ma quanti voti alti alla fine abbiamo dato alle maglie away? Ci stanno pure le insufficienze, però noi raramente le diamo. È vero. I vostri voti qua sotto nei commenti, vediamo che voti date voi e vediamo quella che sarà per voi la migliore maglia o le migliori maglie away per la Serie A 2024-2025. Grazie per la visione e alla prossima con un nuovo video. Ciao ragazzi. Ciao.